Biadini, Strehler rappresentava un personaggio un po', addirittura un po' antipatico, devo essere sincera, cioè rappresentava proprio il teatro ufficiale. Noi venivamo, con le nostre esperienze venivano dal 68, quindi rappresentava quel teatro che non era proprio nelle nostre corde. E quindi il rapporto con lui iniziò in questo modo, ma immediatamente dire il vero, rimanevamo affascinati dal suo lavoro, da come lavorava, proprio dal modo in cui impostava il lavoro con i cantanti. Era la prima volta che vedevamo provare in un modo così preciso con i cantanti movimenti scenici. Noi seguivamo in maniera completa le prove, cioè ci davamo proprio il cambio, più che seguire. Perché poi Silvia non l'ha detto, forse perché è un po' sempre la stessa storia che viene da raccontare, ma quando arrivò la proposta che arrivò a Silvia, proprio a seguito di un suo lavoro su Dario Fo, guarda caso un altro, no, personaggio, l'Istuardo Soldà, che andò in scena al Teatro Lirico, il suo lavoro era stato notato da un altro personaggio che ha fatto un po' la storia della Scala, che è Carlo Mezzadri. Arrivavamo alle prove, io a volte stavo, io Roberto, un'ora, 2 ore seduti, sono anche prove in cui non ho fa praticamente fatto foto. E quello serviva molto a noi, per poi andare a fare al momento giusto. In questo modo si crea con la persona, col regista, che ti vede sempre, col direttore d'orchestra che sa sempre dove sei. Io non posso dimenticare che Muti è uno che se per caso ero in loggione nascosta dietro una colonna se ne accorgeva. E così era anche Strehler. Lui amava anche essere fotografato, ma doveva sempre far finta che la foto non gli piacesse tanto, che comunque non ti vedeva, ma sapeva sempre perfettamente dove eri. Però lui vedeva anche che tu ascoltavi, capivi, e quindi se ascoltavi e capivi andavi poi a scattare nel momento giusto. E quindi immediatamente, senza mai dirsi una parola, scattava quella fiducia reciproca che poi è stato quello che E abbiamo. anche da una posizione giusta, cioè, Sì, è voglio vero. dire, il regista non apprezza solamente il fatto che il cantante deve faccia quello che dice lui, ma anche tu e rapporta immediatamente un possibile risultato anche, perché è tutta un'elaborazione, cioè tu fai delle cose automaticamente, ti predisponi anche sul palcoscenico in cui certi equilibri sono difficilissimi perché non puoi disturbare, non puoi interferire. Cioè, allora diventa una specie di danza che tu fai attorno e che però deve essere, diciamo così, Sì, rispettosa di sempre, tutto questo rispettosa e ma. credo che a volte proprio questo rapporto buono con moltissimi, anche con quelli detti più difficili, sia nato, finisco poi ti parlo, perché tante volte rinunci. Ecco, loro quante volte ho rinunciato a scattare e quanto l'avrei voluta fare quella foto, ma era magari il momento proprio sbagliato perché si era. Perché le prove di Strehler, devo dire, erano piene di tensione. Lui diceva anche ai cantanti delle cose non sempre simpaticissime. Quindi, insomma, anche poi lo scattare dopo che lui aveva fatto una sfuriata non era la cosa migliore. E quindi magari avvenivano movimenti belli che ti sarebbe piaciuto riprendere e diceva, vabbè, rimandiamo perché non è proprio il momento. E questo rispetto poi, chi è dall'altra parte, cioè il regista, se ne accorge, nasce immediatamente un buon rapporto. Quello, come dire, frontale della platea, fosse il punto di vista che ti assicurasse la miglior resa. Altre volte noi siamo andati, per esempio, e si sono fatte delle fotografie in luoghi vietatissimi, come dire, da un certo punto di vista, come dalla buca del suggeritore, per esempio, o da dietro le quinte, o da un palco di proscenio del secondo, del terzo ordine, per Dal esempio, lampadario. o dal lampadario. Accettava il fotografo, ecco, fu buono non perché eravamo noi, lui accettava e
non lo dimostrava, ma aveva piacere che il fotografo seguisse questo lavoro. E bisogna dire una cosa, che seguire le prove in questo modo diede subito il desiderio di mostrare tutte queste immagini. E quindi mi ricordo che un giorno andai da questo famoso capo ufficio stampa, che era Carlo Mezzadri, che tanto aveva lavorato anche per Grassi, e gli dissi: non è possibile, abbiamo tutte queste immagini, sono molto belle, particolari, non è possibile che fuori se ne veda uno ogni tanto su un quotidiano, bisognerebbe avere queste immagini nel programma di sala. E lui disse: secondo te come facciamo, se col programma arriviamo a stamparlo appena per il pomeriggio stesso della prima? E dico: non lo so, però è un peccato. E me ne andai. E lui, che era una persona, devo dire, particolare di carattere, diciamo così, però ci andava molto d'accordo, si mise a pensare. Il giorno dopo mi telefonò e disse: beh, senti, se poi ce la facciamo cosa dici? Beh, dico: bene. E allora studiò questo. Adesso con l'avvento del digitale ci sembra strano, allora per seguire, per uscire con queste immagini in occasione della prima, lo facevamo così: il programma lo preparavano e veniva messo nel programma un inserto la sera stessa della prima, e questo inserto arrivava pronto, stampato, praticamente alle 7 di sera. Che però si riferiva a prove di parecchio, sì, antecedente. Beh, di parecchio, però, erano le prove. E io non posso dimenticare come Strehler volesse vedere e scegliere tutte le foto, assolutamente. Quindi, per riuscire a fare questa cosa, alla fine dello spettacolo, a mezzanotte, tanto dovevamo avere una camera oscura interna al teatro, e questo non è solo un fatto tecnico, ma molto importante per riuscire a risolvere problemi di questo tipo. E io andavo alla fine dello spettacolo a casa di Strehler a fargli scegliere le foto sui provini fotografici di immagini che erano magari state scattate il pomeriggio, che riuscivamo già a farli vedere nel provino fotografico, lui le sceglieva e in quel modo riuscivamo a stamparle, a mandarle il giorno dopo in tipografia e avere le stampe, il libretto per la prima. È un light designer come non ne ho mai visti, e assolutamente le sue ore di prova di luci, solo di luci, sono state per me un insegnamento nel campo della fotografia incredibile. Io ricordo proprio che quella sensibilità assoluta anche sulla piccolissima variazione di luce in scena l'ho acquisita proprio nei primi anni alla Scala, alle prove, rimanendo per ora alle prove luci di Strehler. Non posso dimenticare le prove dell'ultimo atto di Nozze di Figaro, che quando si è nel giardino in esterno è notte. E io ricordo ancora come fosse adesso, che la prova era dalle 2 alle 6. Io dissi: beh, una prova di luce, beh, quasi quasi ci vado. Ed entrai ed era l'ultimo atto. Notte, il giardino esterno, l'edera sul muro. Io lo guardai e devo dire che mi sembrava già molto bello. Dava l'atmosfera giusta, tutta una cosa. Lui era là seduto al centro, che diceva delle robacce incredibili, perché poi diceva così, parlava. E urlando a modo suo, e le luci non erano ancora automatizzate come adesso, chiamava gli elettricisti che erano nelle soffitte, per nome li conosceva, e diceva loro esattamente cosa dovevano fare. 10 di giallo, no, ancora 10 di giallo, ti ho detto, toglilo, toglilo. E così, di sfumatura in sfumatura, dalle 2 alle 6 del pomeriggio, io vidi trasformarsi questo giardino notturno. Era diventato un'altra, cioè prima era teatro, dopo era molto di più, era quell'ultimo atto, era un'atmosfera, era un'altra cosa. E lì ho capito mano a mano che non avrei più dovuto usare l'esposimetro della macchina, e da quel momento io ho cominciato a non usarlo più. Tuttora fotografo in manuale, senza, e abbiamo preso questa abitudine in teatro. La luce è quella che vedi, che senti, e devi di piccole variazioni imporle tu alla macchina, e non deve essere la macchina che le detta a te. E quindi per me Strehler, sembra strano, ma ha rappresentato questo, cioè una grande lezione proprio anche per la luce, per come lui vede.